Tutto Govi, sesta puntata. 1940, è la guerra, poche, scarse, avventurose e perigliose le rappresentazioni della compagnia, fino a quando scemano e si esauriscono del tutto. Genova è una città di prima linea, dal mare e dal cielo piovono bombe e a questo punto ci sono cose più importanti da affrontare o a cui pensare che una rappresentazione teatrale. Govi nel 1940 ha 55 anni, nonostante l'età viene per un periodo relativamente breve richiamato nella contraerea. È una curiosità quasi aneddotica, ma la citiamo perché abbiamo uno strano disegno di Govi, artigliere della contraerea, che ricorda l'episodio. Oggi, dopo 40 anni, possiamo anche cercare di scherzare sul fatto e sospettare che forse la permanenza di Govi nella contraerea sia stata troppo breve per opporsi efficacemente alle bombe e al destino di distruzione che coinvolse tutti i teatri di Genova. Uno dopo l'altro, il genovese, il Paganini, il Margherita, il Carlo Felice, persino il vecchio nazionale di Stradone Sant'Agostino, gloriosa sede dell'Accademia dei Filodrammatici, furono distrutti dai bombardamenti, dalle bombe. Genova restò praticamente senza un teatro per ospitare la prosa. Un critico, Enrico Bassano, coniò una frase assai significativa: Genova, la Stalingrado del teatro, alludendo appunto alla distruzione della città di Stalingrado durante l'assedio delle truppe sovietiche ai tedeschi che si erano asserragliati dentro le mura. In una situazione del genere, con la compagnia disciolta e la difficoltà di fare teatro, Govi credette fosse il momento opportuno per dare un seguito alle numerose proposte di lavoro cinematografico che negli anni passati erano state avanzate senza che avessero trovato poi uno sbocco concreto. È il 1942, è il primo film di Govi, Colpi di timone, regia di Gennaro Righelli, tolto da una commedia omonima di Enzo La Rosa, che già era entrata nel repertorio teatrale dell'attore. L'esito del film non è esaltante, ma è certo incoraggiante. Dovrà però terminare la guerra. Dovranno passare altri 5 anni perché Govi affronti per la seconda volta la macchina da presa. Siamo già in piena guerra nel 42, Colpi di timone. Naturalmente poi c'è l'interruzione. E certo, perché ormai si è arrivati al siamo arrivati al momento cruciale. Non si può più viaggiare. Non si poteva più viaggiare, ci siamo ritirati. Ma Govi non può rimanere per troppo tempo lontano dal palcoscenico.
Nonostante la guerra, si lascia convincere a riformare compagnia. Scrive il critico Arturo Lanocita: se Govis è dato alla comicità, ciò è avvenuto perché vuole bene al prossimo, e il miglior modo di volergli bene è appunto questo, di tenerlo in allegria. Ci dà una testimonianza di quel periodo Giorgio Bixio, attore della compagnia Govis. A Torino abbiamo fatto prima qualche cosa qua a Genova, poi siamo andati a Torino al Carignano, e ricorderò sempre l'ultima sera del Carignano, con un teatro strapieno, stracolmo, il pubblico in piedi era un'apoteosi, e noi in prima fila a salutare il pubblico che piangevamo tutti, avevamo tutti dei lacrimoni giù così, e il pubblico che ci urlava tornate presto, era proprio la sete di ridere, della sete di divertirsi, eravamo ancora in guerra, era il 44. E era una necessità molto sentita. E molto sentita, ecco, ce n'era bisogno. E fu spinto a fare questa compagnia perché c'era proprio bisogno, e fu l'unico in tutta l'Italia a osare, lui forse non voleva farla, a osare a fare questa compagnia. Non abbiamo girato molto, mi pare. ...1945, la guerra termina lasciando ferite evidenti anche nell'appartamento di Govi in Piazza della Vittoria. Govi teme la ripresa. Si rende conto che il mondo sopravvissuto al cataclisma è profondamente cambiato. Dal 1945 dovranno passare altri 2-3 anni tra incertezze, polemiche, ripensamenti, indecisioni di Govi e sollecitazioni varie di amici ed estimatori che lo spingono a riprendere l'attività. La signora Isa Botta, vedova Scali, ha scritto alla RAI perché lei e suo marito sono stati amici di Govi, vero? Sì, sì, senz'altro, anzi io ho conosciuto Govi praticamente dal 1935. E suo marito già lo conosceva? Mio marito già lo conosceva, poi io mi sono sposata nel 40 e perciò insomma poi l'ho conosciuto finché ha vissuto. Ecco, suo marito era disegnatore, pittore, caricaturista? Sì, sì, era soprattutto caricaturista del Girarrosto. Il Girarrosto è un giornale umoristico che fu editato a Genova dal giugno del 1945 fino al 1951 con un'interruzione. Il marito della signora, sotto lo pseudonimo di Cast Reb, era autore e disegnatore, collaborava al giornale. Il giornale era diretto da Enzo La Rosa. Enzo La Rosa era, oltre che un umorista, uno scrittore, anche un autore di parecchie commedie di Govi, tra cui Colpi di timone. Nel secondo numero del Girarrosto, 21 giugno 1945, ecco che appare anche Gilberto Govi. Ecco l'autocaricatura di Govi e sotto una quartina scritta da Govi stesso: orsù, caricaturati da te, gli disse il Girarrosto. Ed ecco che Gilberto Govi, senza due né tre, si caricaturò proprio da sé. Nell'agosto del 1947 sul Girarrosto appare un invito a Govi a riprendere le recite. Eccolo, Goviana. Da un tizio mi fu chiesto: Govi è vivo? Vivissimo, risposi, e lui: peccato. Peccato un corno, urlai con il cattivo tono che dai maligni è meritato. Peccato, mi chiarì, che un tal campione dell'arte vera sia così poltrone. Gilberto Govi, membro onorario della giuria, e il nostro direttore, sempre La Rosa, non curanti dei primi freddi autunnali, cercano Miss Rinascita sulla spiaggia di Viareggio. Uova a sorpresa del Girarrosto. Per De Gasperi, Dio e popolo, per Togliatti, La voce del padrone, Urs, per Nenni, Il manuale del fonditore, Oepli, per Giannini, Il Galateo, per Saragat, Le frecce nel mio fianco, per il Conte Sforza, ma qua c'è un pagliaccio, per Croce, Nitti e Orlando, un biberon, per Gilberto Govi, riprendo a recitare, mentre per Dina Galli non recito più. E termina con per i quattro grandi una cassa da morto a quattro posti e per i nostri lettori l'augurio di soldi. Ma per Govi non è ancora il momento di tornare al teatro. Preferisce prima tentare per la seconda volta con il cinema. 1947, Che tempi, regia di Giorgio Bianchi. E finalmente la ripresa teatrale.
Nel marzo del 48 Govi decide di riprendere stabilmente a recitare e sul girarosto ecco la notizia del suo ritorno alle scene, come era prevedibile, ha fatto molto scalpore. Tutti ormai da anni si chiedevano come mai non si decidesse a riprendere la sua attività artistica. Pigrizia, stanchezza, no, onestà, semplicemente onestà, o se l'espressione vi piace di più, scrupoli di gentiluomo. Tutto intorno a Govi è profondamente mutato. Anche in teatro nascono nuove esigenze, nuove tendenze, nuove mode. Ma Govi ha 63 anni, troppi per modificare il repertorio, tentare di aggiornarsi, cercare di comprendere e interpretare le nuove istanze di una società in continua trasformazione. Riprenderà a recitare rimanendo fedele ai suoi personaggi di sempre, al suo piccolo grande mondo. E ancora una volta avrà ragione. Il suo pubblico torna a lui, a cercare sicurezza, conferme, conforto, a dirgli con l'applauso il suo affetto e la sua gratitudine. Ed è subito il trionfo. Teatro Margherita di Genova, del 48, di Gigi Orengo. Recita celebrativa del centenario del Risorgimento. 1948. Silvio D'Amico. Govi non era, non è e probabilmente non sarà mai un attore rivoluzionario e nemmeno lirico. Egli non ha avuto e non ha l'ambizione di rivelare al pubblico uno spirito nuovo. Si inquadra piuttosto nella tradizione romantico-veristica dei nostri eccellenti caratteristi e promiscui dialettali. E il pubblico di Roma riconobbe, non senza nostalgia, la genuinità d'un'arte siffatta e gli fece subito quelle feste con cui l'ha riaccolto ogni volta che Govi gli si è ripresentato. Di fatto, con cotesta sincerità, egli torna a un modo ottocentesco, sempre caro alla folla, in cerca di un tipo, di un carattere umano, di persistente identità, attraverso l'apparente varietà negli aspetti di un attore. C'è tuttora nei nostri teatri, e forse in maggioranza, un pubblico rimasto fedele a quel suo modo di sentire ed esprimersi, sulle vecchie trame che gli va riproponendo, chiaramente piantato davanti a quella innocente ribalta. A me accadde una volta di condurre a un suo spettacolo il più raffinato maestro della regia moderna, dico Jacques Copeau. E fu Copeau che, ravvisando una volta di più l'effetto innegabile di quella scoperta recitazione, mi dichiarò senza sottintesi: ebbene, vi confesso che io preferisco ciò ai piccoli trucchi oggi messi in voga in Europa da troppi sedicenti registi. Genova, Piazza della Vittoria. Testimonianza del custode dell'abitazione di Gilberto Govi. Come si chiama lei? Lombardo, di Crocefieschi. Ah, di Crocefieschi come Pruzzo? Come Pruzzo del Re. Ho sì, capito. Sì, 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 sì. Quando è venuto, quando ha assunto la portineria? Del 48. Del 48. 48. Govi ci stava già, perché lui ci è venuto nel 38. Sì, sì, sì. Ecco, però sino al quasi 20 anni perciò l'ha avuto come inquilino. Sì, sì, sì. L'ha sì, conosciuto sì. Bene. Bene, bene, benissimo. Che tipo era? Che tipo era? Un tipo serio per qua, escluso il palcoscenico, no? Escluso il palcoscenico, era un tipo serio, però... le volte diceva qualche barzelletta. La dicevo. Okay. Vi divertivate a giocare a carte? Ah sì sì sì, ci divertivamo a giocare a carte, più che altro, insomma, noi giocavamo diciamo a poker, no? Solo che a volte facevamo anche degli altri giochetti, il tubek, altri giochetti. Cos'è il tubek? È un gioco di carte che sarebbe un gioco inglese. Ho capito. Doppio becco. Ho capito. Ecco. Veniva proprio per amicizia e sì, per divertirsi, ecco, ecco. Ho capito. Era un giocatore bravo? Guardi, era un giocatore bravissimo. Fortunato era? Abbastanza, abbastanza. Posso dire anche questo, che una volta per esempio che era, non so, che era disgraziato, che non le capitavano le carte. Cioè nel gioco, in quella sera non era fortunato. Sì, non era fortunato. E allora a un certo momento si è messa a dire: mamma mia, sono tanto disgraziato che se mi casesse musse da sé, mi capita quella di mia moglie. Ecco, qua io sono un po' imbarazzato nel tradurlo per i non liguri. Si potrebbe dire: ma sono tanto disgraziato che se dal cielo cadessero delle donne, a me capiterebbe mia moglie. Non è la traduzione esatta, ma non si può dire diversamente, vero? Sì, no, no. Lei prima diceva che ogni tanto qualche battuta la metteva. Sì, se sì, ne sì. Ricorda qualcuna che riguardi lei? Ah, quello è il campo del Fuba. Cos'è questo del campo del Fuba? Ma è andato là con Bassano, non so, a vedere sì. I giocatori. Cos'era, ha visto Genova? Genova con chi, non so. Vabbè, con chi, va bene. E ha visto un portiere là, si vede che si è lasciato passare qualche gol, non so. Dice meglio il mio portiere. Ah, è meglio là. Suo.
Quindi era lei, sono ero. Giugno 48, il Girarrosto registra a modo suo il congresso del PSI a Genova. C'è un Nenni Bagnino che cerca di aiutare un asfittico PSI e poi ci sono le solite battute politiche, per esempio sesto gabinetto De Gasperi. De Gasperi, adesso, caro Piccioni, non potranno mica dire che non ho messo l'Italia in sesto. E in seconda pagina, Gilberto Govi all'Augustus dice: quali commedie ci gusteremo? Questa è una piccolezza, non importano le commedie in cui Govi riapparirà sulle scene genovesi, quello che importa è Govi, Gilberto Govi. Nel 49 il Girarrosto cambia testata, diventa Capitan Giastemma e registra Govi all'Augustus. Essendo tale teatro dotato di una cupola apribile, si avranno, se il tempo lo permetterà, rappresentazioni all'aperto. Noi genovesi che brontoliamo sempre, questa volta non ci rimane che star zitti. Staremo all'aperto se farà caldo, staremo al chiuso se farà freddo o se pioverà. Che cosa possiamo pretendere di più? La commedia è tanto per la regola. Novembre 1950, il giornale umoristico Il Girarrosto, tornato alla sua vecchia testata, ha in prima pagina un Segni che annaffia la riforma agraria. La battuta è: speriamo che attecchisca. E in seconda pagina invece troviamo una foto di una diva con una compagna come la diciottenne Barbara Floriano qui sopra riprodotta. Si può capire come anche il diavolo accetti di restare volentieri in convento. Vedi esempio di Gilberto Govi nel film Il diavolo in convento. Altri interpreti del film: Mariella Lotti, George Galley, Carlo Ninchi, Mario Pisu, Ave Ninchi, Leopoldo Valentini. Regia di Nunzio Malasomma. È forse il tentativo più ambizioso di Govi nei confronti del cinema. Il soggetto di questo film, infatti, non è, come per i precedenti, tratto da una commedia del repertorio goviano, ma è originale, tratto da una novella di Mario Amendola, Il Miracolo. Govi collabora anche alla sceneggiatura. Ma per Govi, Il diavolo in convento fu una grande delusione. Ho fatto la figura di quel buonaccione, ma la parola sarebbe un'altra, che si fa imbrogliare al gioco delle tre tavolette. Govi ci sperava molto nel cinema, perché capiva, vero, che naturalmente nel cinema il pubblico poteva apprezzare maggiormente la sua maschera, il suo modo, certo, il suo interpretazione, il primo piano, ecco, naturale. Poi era anche un fatto di quantità di pubblico maggiore. Ma in modo particolare perché potevano capire proprio il suo modo di recitare, il suo modo di esprimersi, cioè tutto l'insieme dell'attore. Qualcosa non è scattato. Lui si era illuso tanto. Difatti sono stata anch'io a vedere la prima a Camogli del Diavolo in convento. Un gran pubblico c'era, mi ricordo, anche quello che è mancato da poco tempo, il buon che viveva a Portofino. Salvatore Gotta, sì. C'era un magnifico pubblico, ma confesso che abbiamo provato tutti una delusione. Però Govi dire, non risultava più, non era, però devo non dire era che più il Govi dell'attore di palcoscenico. Devo ripetere un mio giudizio sul cinema. La macchina da presa ha necessità di un più ampio spettacolo, che talvolta non solo fissa limiti alla personalità dell'attore, ma addirittura la contrasta. Voglio dire che se io recito sullo sfondo di altri episodi inseriti nella scena, un movimento di massa o anche un paesaggio ritenuto funzionale dal copione cinematografico, la tensione dello spettatore viene automaticamente frazionata. Forse un po' il cinema mi ha fatto torto. Con Claudio Gifava parliamo su Govi e il cinema. Innanzitutto, ci vuoi dire qual è il tuo giudizio sull'attività cinematografica di Govi? Ma sai, credo che il mio giudizio non è che si possa discostare molto da quello degli altri. Govi ha fatto 4 film e anche se forse desiderava molto di fare del cinema, la sua presenza all'attore cinematografico è sempre rimasta, non dico secondaria, ma certo periferica rispetto alla sua vera esperienza, che era quella dell'attore teatrale. Fare l'attore al cinema, avendo un'esperienza teatrale, non è subito facile, e per un mattatore come Govi forse era ancora meno facile, perché era un uomo abituato a costruirsi le commedie intorno. E il cinema che gli è stato costruito intorno non era completamente forse di questo tipo. Beh, anche perché non ha trovato mai probabilmente dei registi all'altezza o dei registi che andassero oltre una routine professionale così.
Sì, diciamo dei registi in sintonia, perché io me li sono diligentemente appuntati e sono Righelli, Giorgio Bianchi, Malasomma e Maiano. Sì, beh, Righelli era un po' un residuo allora. Era un residuo, beh, insomma... Grosso anche, professionista, sì, ma un residuo. Anche Nunzio Malasomma non era un... Di primo pelo. Un giovanissimo, no? E Maiano in fondo un uomo che è ancora sulla breccia adesso, insomma in modo più che fortunato, sì, come regista televisivo. Appunto l'attività, ecco, cinematografica è sempre è stata un intervallo tra il teatro e la televisione. Il fatto è che probabilmente ci sarebbe voluto un regista, dico fra virgolette, genovese, non che Totò avesse dei registi napoletani, ma in qualche modo ha spesso avuto dei registi o dei sceneggiatori o dei produttori o addirittura una specie di involontaria catena di montaggio di film, che veramente facevano scattare il meccanismo Totò. Il meccanismo Govi, che era un meccanismo evidentemente meno burattinesco, no? Di quello di Totò, e meno in questo senso strettamente cinematografico, cioè era un meccanismo di tipo mattatoriale teatrale che presupponeva il monologo, un certo tipo di interiezione, un certo tipo di spalle. Certo, era un meccanismo difficile da avviare e che con quattro film, fra l'altro l'uno del 42 e l'ultimo del 40, del 60, non ha potuto, non dico essere avviato, ma neppure iniziare. Ma ha capito poi per quale ragione non aveva risultato la sua arte? Perché? Non era risultata la sua arte, perché? Per il fatto che, con tutto il rispetto e con tutta l'ammirazione che si hanno dei registi, per Govi il regista era una cosa che interrompeva troppo il suo personaggio. Mentre lui stava interpretando il personaggio, veniva logico che il regista, da parte sua, voleva anche lui vedere come stavano gli attori in scena, se c'erano le luci giuste, le ombre, eccetera. E quindi interrompeva la recitazione. E l'attore erano... si... Le sì. scene erano troppo brevi, troppo interrotte. No, l'attore non è, usciva dal personaggio. Si smontava. Ecco, quindi e poi faceva una grande fatica a riprendere il personaggio. E questo non rendeva questa essere e non essere, sì, sì. vero? Lo faceva soffrire e soffriva anche... Soffriva l'automaticità. Ecco. Se così fosse stato, né John Barrymore né Louis Jouvet né Rémy avrebbero potuto mai fare del cinema, e che facendo molti film hanno capito quali erano le tecniche e hanno imparato a rianimarsi, no? In funzione di un'inquadratura e a cadere nella tonia aspettando per due ore di fare l'altra, che era cronologicamente tre mesi prima. Sono cose che probabilmente anche un grande attore deve imparare. Non si tratta di tecniche, si tratta di un atteggiamento fisiologico che bisogna assumere. Sì, sono meccaniche più che meccaniche, tecniche. E poi bisogna avere in fondo anche degli sceneggiatori e dei registi che siano in consonanza, cioè che costruiscano un certo tipo. Ora, anche se alcuni di questi film sono tratti da testi teatrali... No? Sì, ma questo anzi, questo forse aumenta il condizionamento. Il condizionamento, perché erano testi... Che seguono le false righe e le necessità di tipo teatrale. Cioè, in fondo gli sono mancati gli Agi e gli Scarpelli o gli altri sceneggiatori che hanno fatto la commedia italiana degli anni 50. Probabilmente degli sceneggiatori che avessero capito l'humor completamente diverso, che era l'humor di Govi, no? Certo. Era, su un'altra sintonia, diciamo. Anche etnicamente era diverso. Diciamo. Non era l'humor romanese. Esatto, non era romanese, era già un humor... difatti, devo dire, ci sono dei momenti in Rémy, la retrospettiva di Pagnol che abbiamo rivisto con mia grande gioia e commozione l'anno scorso, sì, a Venezia, ci sono dei momenti di Rémy in cui si scopre veramente che l'etnos così comune fra un genovese ed un marsigliese, sì, l'etnos mediterraneo, ecco, sottofondo ligure, diciamo, fra virgolette, ci sono dei momenti in cui Rémy è Govi, in cui Govi avrebbe potuto diventare Rémy italiano, ma non ha avuto un Pagnol, insomma. Non ha avuto un Pagnol e non ha avuto un pubblico che era disposto a piangere con Govi, volevano solo ridere. Sì, volevano forse solo ridere, mentre con Rémy accettavano anche la grande commozione, la scena un la po' grande drammatica. Scena drammatica, sì. Probabilmente appunto perché Govi li aveva un po' abituati, anche se penso che sarebbe stato, avrebbe avuto un probabilmente una cifra drammatica, sempre preferito sfogarla in questo modo più così, più che era quello che la gente si aspettava. Forse gli mancava il calore del pubblico. Anche quello. Ed ecco un altro particolare, perché lui voleva farlo in palcoscenico e gli piaceva la risata, perché diceva: è bello che chi mi ascolta sia, vero, chi mi ascolta anche nelle registrazioni senta
Il pubblico come mi accompagna nelle mie interpretazioni, come accompagna la commedia, come si diverte. Questo Govi ci teneva molto, un calore che lo ispirava. Devo dire che non è l'unico tra i grandi attori che hanno avuto questo rapporto di odio-amore col cinema e questo non risultato rispetto alla bravura. Giusto, la parola odio-amore. Amore perché desiderava, perché capiva che poteva rendere, ma c'era qualche interruzione che a lui disturbava e che quindi non rendeva più il personaggio come era solito renderlo in palcoscenico. Poi c'è un'altra cosa che secondo me bisogna dire su Govi, attore di cinema, come in genere sull'attore di cinema comico, fra virgolette, dialettale italiano, trasportato nel cinema italiano, e che ancor più che in teatro era costretto a recitare in italiano, e semmai a fare del genovesismo falso, cioè accentuando certe cadenze, eccetera. Ora, l'unico che in qualche modo, ma anche lì non ha potuto, forse erano i veneti, no? Forse sì, ma nemmeno, non so nemmeno se i grandi attori veneti i Baseggio, i Baldanello recitando in cinema hanno potuto, al massimo conservavano una cadenza anche loro, e devo dire che l'uso della lingua propria sarebbe invece peculiare. Se si fosse imposto, per dire, a Fabrizi di parlare come un avvocato toscano del 1870, Fabrizi sarebbe stato distrutto. Certo. Una delle forze di Fabrizi era il fatto che parlava romanesco, cioè che in Italia si permette al comico romano di parlare romanesco, ma non si permette al comico genovese o anche siciliano, lo stesso Musco in fondo italianizzava, di parlare in dialetto, cioè di parlare nella sua lingua, in base alla quale gli effetti comici sono calcolati. Questo è molto importante per attori, diciamo, di vecchia scuola, cioè che erano venuti su proprio in un certo modo. Certamente se Govi avesse fatto del cinema col talento che nel fondo aveva, se avesse fatto molto cinema, perché paradossalmente è anche un esercizio, un allenamento. Un esercizio. Totò, che era già noto, anche quando ha fatto i primi film, era già un uomo affermato in teatro, che ha fatto del teatro e poi del cinema, poi alla fine ha fatto solo cinema. Ed era sempre padrone, evidentemente, della cinema. Però è arrivato anche in certi filmetti degli anni 60, dei tardi, da 50-60, ad un automatismo. Si vede chiaramente che lui non sapeva la trama, non sapeva niente, però andava a orecchio, improvvisava la scena, ormai aveva capito quale tipo di mimica, di atteggiamento il cinema gli reggeva, il primo piano o il campo lungo gli reggeva. E anche il Govi, ritmo. Esatto, ritmo Govi altro, con altri 5-6 film, col talento che aveva l'avrebbe imparato da grande attore, perché insomma tutti hanno dovuto pagare questo scotto in genere. Ritenendosi tradito dal cinema, Govi si consola con il teatro, che lo conferma nelle certezze artistiche e nella immediatezza del rapporto con il suo pubblico. Teatri esauriti, sempre. Il Girarosto nel marzo 1951, in uno degli ultimi numeri, terminò credo nel luglio del 51, ci sono le solite vignette politiche, ci sono battute tipo il governo De Gasperi, l'Italia, e dicevano che c'era una sorpresa. E registra Gilberto e Rina Govi al Nuovo Verdi nella sera del 20 aprile. Parla di biglietto a 2-3 mila lire e naturalmente dice che è abbastanza alto, e termina con incasso circa 4 milioni. 4 milioni del 1951. Scrive Umberto Morucchio, autore. Il pubblico non si stanca di sentirlo e risentirlo nelle stesse commedie, anzi più le conosce, più si diverte, attendendo al varco le battute più famose. Insomma, è già il mito, lui vivente. Dopo la trasmissione di Impresa Trasporti, ho ricevuto un mucchio di lettere, una valanga. Tra le tante lettere, una mi ha fatto grande piacere, è una bambina che scrive e dice che mi ringrazia di tutto cuore, che vorrebbe abbracciarmi e baciarmi perché finalmente ha visto papà e mamma ridere, essere contenti. Un'altra lettera è certo meno commovente, si tratta di una signorina, vedete quante donne mi scrivono anche se non ho più 20 anni, la quale mi scrive: peccato che queste commedie le faccia una volta sola. Io resisto solo 2 atti, poi mi viene male per il gran ridere. Non riesco mai a vedere il terzo atto. Non potrebbe rifare anche solo quello la sera dopo? Vuol dire che d'ora in poi, se non voglio scontentare la gentile signorina, sarò costretto a recitare commedie in un atto. 37. Enrico Ardizzone, già attore della compagnia. Si faceva l'Argentina di Roma, la prima dell'Impresa Trasporti, e quella sera in teatro c'era il Mussolini, che occupava un palco lì in terza fila,
ed era in fondo in piedi, naturalmente noi ci siamo andati a curiosare, e poi in palcoscenico c'erano tutti i gerarchi, da Italo Balbo, Buttai, De Vecchi, Starace, questi che ricordo io adesso. Gian Fabio Fosco, attore. Fortunatamente poi non mi è più accaduto, cioè mi sono bloccato per 20 minuti insieme a lui in palcoscenico davanti al pubblico che aveva capito questo dramma mio, perché ridevo come un pazzo, non si riusciva ad andare avanti con la commedia perché in impresa trasporti lui era un impresario di pompe funebri. Io dovevo fare questo signore che andava a scegliere un funerale per un suo parente e quindi lui ha sempre voluto in scena, questa è una cosa da premettere, mai la finzione, sempre cose vere. Se c'era il caffè doveva essere caffè, se c'era il liquore doveva essere liquore. E in questo caso c'era un album con sopra tutte le fotografie incollate delle casse da morto, ma vere. Beh, c'erano fotografie vere, non so come siano state reperite. E lui quella sera lì dice, prego, guardi, ecco, vede, questa io gliela consiglio, però se mi permette, e girando l'altra pagina c'era un'altra bella cassa da morto, dice, ecco, guarda, ecco, si fermi su questa. Si adagi su questa, la vuole provare, questi tutti i soggetti. E poi diceva delle cose, lui si divertiva molto a far ridere gli attori, facevano tutto con l'alcol. Però a quel punto lì sono scoppiato, perché lui insisteva sulla cassa da morto, ho incominciato ad andare in bacca, come si dice. Siamo stati 20 minuti, perché poi si divertiva anche lui, ha incominciato a ridere anche lui, non siamo riusciti ad andare avanti. Nella scena, quando lui fa diciamo, il discorso sul trasporto delle casse da morto ai due presunti clienti, che poi c'è tutto l'imbroglio eccetera, lui facendo vedere il catalogo diceva, e poi dice, guardi, scelga questa, dice, e poi noi facciamo sconti a comitive e a dopo lavori. Dopo lavoro sarebbe stato come l'Enal di oggi, questi l'Enal e l'Arci. E l'Arci, questi che usufruiscono degli sconti, sì, in compagnia. Quindi era una battuta e un lazzo. Sconti per casse da morto, per comitive e dopo lavori. E dopo lavori. E il che venne una grande risata. Era un soggetto. Era un soggetto che lui aveva inventato lì per lì, gli era venuto, sì, così spontaneo e con grande risata di tutto il pubblico, specialmente del Mussolini. E all'indomani invece intervenne la prefettura, perché tramite, non so, i gerarchi, mi pare che fosse stato lo Starace, insomma, questa battuta dopo lavori fu cancellata e non si poteva più dire, era considerata offensiva al regime e compagnia bella, e lui si sottopose a questa e vabbè, se non la diciamo. Ma poi mi pare che poi nelle altre città in seguito poi si diceva, naturalmente. Tutto! Govi. Già agli inizi degli anni 50, Govi è ormai un mito vivente. Il pubblico confonde nell'ammirazione l'uomo, l'interprete, i personaggi delle commedie. È un omaggio spontaneo dell'animo popolare, ma da lui costruito pazientemente con autodisciplina ferrea, dedizione assoluta, professionismo rigoroso. Come lo giustifichi? Ma sai, i miti non si giustificano. Voglio dire, perché sennò che miti sono. Voglio dire, il mito c'è e c'è indipendentemente dalla televisione. Guarda, sarà capitato anche a te, no? Cioè, non so, in un posto di villeggiatura, dal calzolaio, in un'altra città. Sentirsi dire, lei è genovese, dice, io amavo tanto quell'attore genovese, sa, Govi, no? Voglio dire, Govi è una grandissima persona, non è che Genova abbia prodotto solo Govi, no? No, anche però Colombo, però per milioni di italiani Genova era Govi, insomma, forse per alcuni era Balilla, ma insomma, era Govi. Quindi il mito non si spiega, esiste, perché i miti sono il mito di Bogart, o il mito di Govi, o il mito di sono cose che scattano nell'inconscio della gente. Enrico Carbone, presidente di Accumpagna.
Insomma, Govi come rivalsa del Ligure che attraverso questo grosso interprete si è trovato portato a livello delle altre regioni, mentre prima era un po' ai margini della vita teatrale, attraverso Govi si è trovato a livello delle altre regioni che erano rappresentate in campo nazionale. Certo, certo, perché c'era già un teatro romanesco, c'era un teatro napoletano vivissimo, quindi... c'era un teatro veneziano e i genovesi si trovavano quasi in una condizione di minorità. Govi li ha portati fuori proprio per questo successo che ha travalicato i confini della città, poi, Milano, Torino, figuriamoci poi i genovesi, a Milano i genovesi. Ma anche i non genovesi, perché questo è il punto, che Govi è amato dai genovesi, direi, mi permetta, necessariamente, ma è molto più mitizzato dai non genovesi, dai milanesi, dai romani, dai torinesi. E anche da folle addirittura straniere come quelle di Buenos Aires che riempivano i teatri. Nelio Ferrando, giornalista e scrittore. Govi era un punto di riferimento, è sempre stato un punto di riferimento perché era unico, perché sarebbe come una diminuente, non è perché era unico, perché era unico in senso elogiativo. E lui sostituiva anche, ora c'è molta letteratura, proverbi, modi di dire, molta letteratura sul genovese, in fondo Govi sostituiva tutto questo che allora non esisteva. E quindi anche oggi io mi ritrovo dovendo citare un fatto genovese, una caratteristica, una peculiarità nostra, così mi trovo a recitare Govi. A recitare, quindi è un punto di riferimento. Quindi è un punto di riferimento e questo è indubbiamente il suo mito. 1951, Circo Togni. Govi, per beneficenza, entra nella gabbia dei leoni. A chi gli chiede, commendatore, è la prima volta? Risponde, no, è l'ultima. 1954, Govi, a 69 anni, presenta finalmente una novità. Il porto di casa mia, di Enrico Bassano. È una commedia nuova anche nei contenuti, quasi una svolta. Ed è il solito trionfo. 1957, Teatro dell'Opera. Govi, in partecipazione straordinaria, interpreta la parte dell'impresario Giocadio nell'opera Le Maschere di Mascagni. È un momento magico per Govi, super premiato, adorato, vezzeggiato. Accanto a lui, come sempre, Ascia Arina. Arina Govi, squisita e sensibile compagna d'arte di Gilberto, di cui condivide la fama. La città di Genova, 10 ottobre 1957. Così, di sorpresa, l'avvocato Pertusio, che allora era sindaco di Genova, mi ha portato, mi ha donato questa medaglia, che dice delle cose molto belle. E mi hanno fatto immenso piacere, soprattutto perché ho pensato che era una cosa che era vera, sincera, non voluta, vero, spontaneamente donata. Dice delle cose molto belle e io, siccome allora si usava portare il braccialetto con il ciondolo, io l'avevo sempre questa medaglia, era la cosa più bella che io portavo e sempre. E quando incontravo a teatro l'avvocato Pertusio, gliela mostravo sempre, dicevo, vede avvocato, la sua medaglia che lei mi ha donato è sempre qui con me. E lui sorrideva. Il 1957 è anche l'anno del favoloso incontro di Govi con la televisione. Mi sono avvicinato alle telecamere con un po' di timore, ma l'esperienza è stata più importante di quanto credevo. Tra l'altro, dico la verità, mi sono avvicinato alla TV col desiderio di una piccola rivincita sul cinema, o meglio, sul modo che avevano di vedermi i registi di allora. Ben pochi allora avevano capito e sentito che il cinema doveva essere più che altro la fotografia del pensiero. E si affannavano a fotografare unicamente, quasi unicamente, il movimento. Ho voluto che la TV facesse quello che nei miei riguardi non aveva saputo. Ho voluto fare il cinema, fotografare le mie pause, il mio pensiero, vedermi dentro. E sono contento di questa rivincita. Da una dichiarazione di Vittorio Brignole, regista televisivo. Il giorno della prova, le telecamere erano piazzate davanti il palcoscenico del Teatro Augustus di Genova
per la ripresa della commedia I maneggi per maritare una ragazza. E per la prima volta, da alcune diverse angolazioni, fu inquadrato nel video il volto di Gilberto Govi nei panni di Steva. La scoperta della luminosa viscomica di quel volto superò ogni aspettativa. Tutta la capacità di espressione dell'attore si rivelò in modo eccezionale e durante la prima pausa non esitai a modificare la posizione delle camere, scegliendo altri obiettivi e sistemando tutto per comporre la regia televisiva massimamente con primi e primissimi piani di quel volto. Mi disse che avevo compreso il genere particolare del suo repertorio e io gli risposi che anzitutto avevo capito l'attore. Davanti alla telecamera mi sentii subito a mio agio. Capii che quella telecamera era il pubblico e ne sentii l'immediata vicinanza, quasi il calore fisico, certo il contatto umano. Finalmente riuscivo a esprimermi totalmente, con quella spontaneità e quella castigatezza da me sempre impiegate in palcoscenico, ma certo rimaste lontane dal pubblico. Confesso che, egoisticamente, avrei voluto che la telecamera non mi abbandonasse un istante e che ogni mio gesto, ogni mia sfumatura espressiva fossero costantemente in primo piano. Ma non era vanità, era soltanto l'egoismo di un artista che aveva finalmente trovato se stesso. Rudi, già attore della compagnia. Il debutto di Govi in televisione. Io facevo parte di una commedia dove lavoravo nel primo e nel terzo atto. Che commedia? Quello no, Buonanima? Può essere? Non mi ricordo. Sì, non mi ricordo. Forse il Buonanima, però non mi ricordo. Avevo libero il secondo atto. Sì. Fra il primo e il secondo atto viene giù un macchinista. Noi eravamo, mi pare, questa venne all'Odeon di Milano. Oserei 1957? Dire... Sì, circa. Sì, circa sì. Quasi impressionato. E disse che la città era vuota. Al che io, incuriosito, e avendo l'atto libero, quando iniziò la ripresa del secondo atto, andai a vedere. Veramente mi creda, era una cosa spaventosa, perché le televisioni a quell'epoca non erano in tutte le case come sono adesso, le televisioni avevano solo i bar e qualche privilegiato di allora, ma specialmente il bar, tutto si andava a vedere al bar. Io vidi questi 5-6 bar di Corso Vittorio Emanuele con delle code enormi fuori dai portoni e la città vuota completamente, ma creda, una cosa paurosa, oserei dire che sembrava che fosse suonato un allarme. Avendolo visto coi miei occhi, mi impressionò tale che poi glielo ridissi al commendatore questo fatto qui e lui benevolmente accettò questo fatto. Ma mi creda, è una cosa che era indimenticabile. Come ai tempi di Lascio Raddoppio o ai tempi delle partite, una finale di calcio a livello di campionati del mondo. Però non pensavo che un attore potesse fare una cosa simile. Noti che in Milano c'erano 4 teatri che agivano per la maggiore con 4 nomi per la maggiore, che non li faccio per correttezza. C'era un grossissimo nome di rivista, un grossissimo nome di prosa e una grossissima compagnia di complesso. Ebbene, tutto questo veniva solo con lui. Si bloccò la città e questi teatri fecero degli incassi irrisori quella sera. Era la scoperta televisiva del mito Govi. Perfetto, perfetto, una cosa meravigliosa. L'Italia, attraverso i teleschermi, sembra riscoprire l'eccezionale forza comica di Govi. Per i più giovani è una rivelazione. A furor di popolo, la televisione, nel 1958, invita Govi a interpretare una nuova serie di commedie. Io alla televisione devo dire grazie. Grazie tante. Da 40 anni esisteva un monumento. Oramai era uno di quei monumenti un po' sbriciolati. L'anno scorso passa di lì la TV, lo fotografa ed ecco l'ho riscoperto. Sì, la cosa che più mi diverte è proprio il fatto che mi hanno riscoperto dopo 40 anni. Mi avevo già serrò bottega, come si dice a Genova, avevo già chiuso bottega, mi ero detto adesso basta lavorare, mi metto in poltrona e mi riposo, guai che mi disturba. Oppure me ne vado a spasso a prendere questo nostro bel sole che i milanesi per esempio non ce l'hanno. E invece è arrivata la televisione, mi hanno pregato tanto, erano 4 anni che mi pregavano e io ho pensato a malincuore, ve lo confesso, è proprio a malincuore. Che forse valeva la pena di rinviare le passeggiate in riviera e le comode sieste sulla poltrona. Adesso sono arrivati quelli della televisione e ci fanno provare 2 giorni. E su e giù con queste strane macchine avanti e indietro, una fatica. Io che ero un po' tondetto, ora sono diventato ubele secche, come diciamo noi, un budella secche. Intendiamoci, questo non mi dispiace, preferisco mantenere la linea. Ma certo che se questa riscoperta fosse arrivata qualche anno fa,
io mi sarei stancato meno. Avrei potuto lavorare con maggiore freschezza. Amici, io non ho più 20 anni, anzi, sempre per la precisione, non ho più neanche 70 anni. E voi capite che non è facile riprendere con un ritmo accelerato. Ma sono contento, seguo. Perché so che ora mi può vedere tanta gente e può ridere alle avventure dei miei personaggi che da tanti, tanti anni... Ma non ricordo più. Io porto sulle scene e sembra che non invecchino mai. Ora è la notorietà enorme, popolare, che solo un mezzo come la televisione può dare. Govi è ospite del Musichiere, la famosa trasmissione di Garinei e Giovannini, condotta da Mario Riva. Niente popò di meno che... Siamo lietissimi di averla qui con noi, Gilberto Govi al naturale, è proprio così come lo vedete. Vivo. Mi vuol toccare? No, sì, io la tocco volentieri, no, perché mi fa simpatia toccarlo. Siamo lietissimi di averlo pescato e di averlo condotto qui al Musichiere. Pescato, mi sono lasciato pescare, ecco. Perché? E volentieri anche. Sarebbe la prima volta che un romano pesca un genovese? Credo di sì. Senta, commendatore, noi le siamo molto grati. Ma commendatore niente. No? Govi. Come vuoi. Senta. No, Govi, commendatore. Provi un po' a dire commendator Cristoforo Colombo. Beh, non ci riuscirei. Diventa un fabbricante di, non so, di stoccafisso, di un negoziante, no? Va bene. Senta, Govi, va bene così. L'ultima sua apparizione in televisione, lei, se non erro, fece una complicata storia di 30 lire, di una lira che avanzava. Ancora. Sia che siamo tutti in ansia per quella storia e non sappiamo dove è andata a finire questa lira. Il guaio è che non so neanche io dove è andata a finire. Non lo so. Ma che? Mi hanno scritto qui, là, soluzioni che non ci si capiva quasi niente. E poi un anzi mi scrive, ma come voi altri con tutti gli esperti che avete là la televisione? E io allora ho cercato degli esperti, ne ho parlato. Adesso mancano 3 lire. Come dopo aver sottoposto la questione agli esperti mancano 3 lire. Allora questa lira proprio non si può recuperare. Non si recupera. Cioè, un momento, una signorina che mi spiace adesso di non avere il nome qui, vorrei anzi ringraziare, ma mi riserverò. Una signorina, mi pare di Vicenza. Sì. Non ha trovata la lira, ma me l'ha fatta recuperare. E in che maniera, scusi? Ecco, ritornando a quella questione delle la conosce, no? Chi è che non conosce quella storia dei 3 amici che sono andati a bere la bottiglia di vino? 30 lire, 3 amici, quindi va bene, 10 lire a testa, sono a posto. E poi l'oste si chiamava Giovanni, era la festa del patrono, cioè il patrono di Genova, quindi San Giovanni. Allora dice, beh, oggi invece di 30, 25, e qua ci sono 5 lire di resto. 5 lire di resto, questi 3 amici come fanno a dividere in 3 le 5 lire? E qui è cominciata appunto la tragedia. Che hanno risolto così, prendendo una lira a testa e regalando le 2 lire rimanenti a quel ragazzetto lì dell'osteria. Quindi, quando hanno speso? 9 lire. Ecco, 9 lire. Sì. Perché ne andate 10, uno di ritorno, 9. 3 per 9? 27. E 2 di mancia? 29. Manca una lira. Vabbè, ma dove è andata a finire questa lira? Non lo so, vorrei trovarla anch'io. Però questa signorina mi ha risolto un po', mi ha fatto recuperare la lira. E cioè, in questo modo, dice, quei 3 amici hanno voluto ritentare. Il giorno dopo? Dire, il giorno dopo, la prova del 9, diremmo, ecco. E sono andati, anzi, invece di 3 ne sono andati 2. Perché il giorno prima, il terzo, che si chiamava Giovanni, quindi... era suo santo, naturalmente, sì. L'ha festeggiato un po' troppo e alla sera, quando è andato a casa, ha trovato la moglie che l'aspettava. E quindi il giorno dopo non ha potuto nemmeno più uscire. No. Allora
due amici vanno nella stessa osteria, bevono la stessa bottiglia, 30 lire, benissimo, in due, 15 lire a testa, va benone. Esatto. Però dicono, ma ieri era 25. E l'oste dice, sì, sì, oramai siete clienti, 25, avete 5 lire di ritorno. Sì, bene? Sì. Altra tragedia, va bene, le 5 lire si possono dividere adesso in due. Ma loro hanno detto, dobbiamo fare come abbiamo fatto ieri, prenderci una lira di ritorno. Esatto. E hanno preso una lira di ritorno. E le tre rimaste le hanno date al ragazzetto. Sì, sì. Quanto hanno speso questi due amici? 15 meno 1, 14. 14. 14 e 14? 28. E 3 di mancia? 31. Cresce una lira. Cresce una lira. Allora sta matematica è un'opinione proprio, insomma, dico io. Non so. Certo che è molto interessante questa però cosa. Peggio con là che ha perso i 60 milioni, no? Ah sì, proprio sì. Senta, Govi, le volevo dire una cosa. Lei sa che per fare l'esperto qui al Musichiere bisogna perlomeno dare una certa prova di esperienza. Quindi lei mi perdonerà se io irriverentemente la prego di cantare. No. No, 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 cantare no. La prego. Che, non so, non so. Mi chiedo di fare una commedia in tre atti. Quello lo posso sempre fare. Ma beh, cantare no. La prendiamo in parola. No, lo posso sempre fare, ma qui no. Quindi mi spiace, non una posso. Una cantatina. Non so. Ma ecco, una canzone. Ma no. Genovese, una cosina. Una cosina genovese. Genovese, una strofa. Va bene. Genovese. Genovese. Appena accennata. Va bene. Ma genovese, Genovese, eh? Genovese. 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 Ma signore di Rimbet, bella rossa, chiatta chiatta, sto facendo come la gatta quando pesce va a piglia. Quando pesce va a piglia. Oh. Come mi sbatto piatto, va signore di Rimbet, va signore di Rimbet. Come mi sbatto piatto. Finito. Complimenti, lei ammesso senz'altro come esperto genovese di canzoni. Eh? Napoletane. Era napoletano? Non se ne è accorto. Io no. Proprio no. Strano. E allora, lei guarda, lo sa che io sono genovese? Come no? Si sente che lei è genovese. Si sente proprio bene. Si sente? Lei non si sente niente che è di Roma. Ma niente, niente, niente. È il primo che me lo dice. È il primo. E sarà l'ultimo, sa. Allora, commendatore, il pensi, il fatto dei dialetti è un guaio. Sì. Tutti dicono, quello genovese si sente. Ma si sentono tutti, certo, tutti. Certo. Ieri al ristorante conversavo con un cameriere, si alza un signore lì accanto e dice, mo senti bene? Ma come si sente che lei è genovese? Gli dico, ha ragione, lei non si sente niente. Dice, io sono bolognese. Oh, bella. Credevo che fosse di Siena, gli ho detto. Il suo nemico adesso, caro Govi, è alle sue spalle, è l'orologio. E lei dovrà indovinare dei motivi per beneficenza. Però per lei abbiamo usato un trattamento speciale. Abbiamo fatto un omaggio alla città di Genova e a lei facendole indovinare dei cori eseguiti dal coro di Sturla. Ah. Io vi ringrazio perché cusci me dai una mano, perché tu resti. Prego, maestro. Come primo degli chi, e me ne vista vicino, se me vene da patina, me ne in marsalin, o se te che ti vemui. Una breva na canzone, la canzone da nostra squadra, da mio primo brindolo. Bravo Silvia, quanta quanto. Ste a senti che Sturla canta. Bom, 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 bom,
Siamo pronti, commendatore? Primo motivo per 10.000 lire. Pronti? Via! Dica, commendatore. A Madonnina di Pesqueno. Bravissimo, commendatore, molto bene. Per 20.000 lire, secondo motivo. Pronti? Via! Dica? Quarto al mare. Bravo, bravo. Sarebbe quarto al mare, quarto, no? Quarto al mare. Quarto al mare. Per 40.000 lire, terzo motivo. Pronti? Via. La, la, la. Tra-la-la-lero, esatto, come dovevo. 80.000 lire, quarto motivo. Pronti? Via. In sciotte spiaggia anche tanti ospitanti, la vita fugge. Tra la lero zenese, no? No, l'ha già tra detto. Tra la lero. E quella era quella di prima, commendatore, tra la lero zenese. Ma questa la scia fuge. Come? Fuge. Fuge, va fuge bene, va. Sena, va no? Bene, fuge, 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 non era tra. Fuge vuol dire la foce. Foce, eh? Ho l'impressione che lei se ne approfitta con questo dialetto, dice quello che gli pare. Perché io ho i titoli in italiano e per adesso la foce. Vorrebbe fuge, dire foce, la foce. Foce. Va bene, gliela diamo buona la foce. Esame di riparazione. Lei è talmente simpatico e gli vogliamo talmente bene che gli diamo buono tutto. Allora, pronti, dopo la foce abbiamo per 160.000 lire quinto motivo. Pronti? Via! Dica? Usignuolo, no? Usignuolo, esatto. Per 320.000 lire, sesto motivo. Pronti? Via! La... Certo, questo è un po' difficile, hanno fatto solamente... Mi dispiace, ma questo proprio no. Io ce l'ho scritto, lo so perché ce l'ho scritto. E perché non me l'ha suggerito? La partenza, commendatore. Vero, maestro? Ah. Era la partenza. E allora motivo d'appello per Govi. Per 320.000 lire, indovini il settimo motivo. Pronti? Via! Ande! Tramvaietti da dove? Benissimo, esatto. Lei ha guadagnato 320.000 lire. A chi vanno questi danari? Questi danari, vede, quegli amici là di Sturla mi hanno suggerito qualcosa. Cioè agli orfani dei marinai. Bravissimo. E a lei va il nostro musichiere e il nostro porta fortuna. Bene, eh? Come non sì. È come, vi faccio dare un bacio. E brava, la genovesina, visto? A volgo dare il bacio a Gilberto Govi, grazie. Grazie. Commendatore, noi non abbiamo parole per ringraziarla e vede che anche al coro di Sturla abbiamo dato il musichiere a tutti, gli sta consegnando la nostra Patrizia, eccoli là, eh? Dico, commendatore, noi la ringraziamo, non abbiamo no, parole. Io devo ringraziare voi altri. Permettete, perché tutti salutano qualcuno. Sì. Devo andarmene senza salutare io? Oddio, se ci tiene, una persona la può anche salutare. Una? No, di solito ne salutano due, tre, chi sì. La fa del bar, dello sport, l'altra. Allora. Io ne vorrei salutare 2 o 3 milioni di persone. Tutte stasera? Mm.
Ma in una parola sola, in conclusione. Intanto le dico questo, che io sono amante delle bestie, amico molto delle bestie. E allora colgo l'occasione per abbracciare affettuosamente tutti quelli che vogliono bene agli animali, e specialmente quelli che vogliono bene ai cani, perché i cani sono proprio quelli che sono più vicini all'uomo. No, non c'è riferimento. No, non c'è riferimento. Non c'è riferimento. No, c'è riferimento. Ha fatto tutto il discorso dritto, quando si è trattato il cane ha guardato a me così. Per non stare sempre così impalato, eh. Poi lei non ha bisogno di questo, perché qui chi fa ridere, cioè chi fa ridere, chi porta sanamente la gioia per il mondo come la porta lei attraverso la televisione, è amato da tutti e ben voluto. Quindi io le voglio bene. Grazie. Se fosse un cane gliene vorrei magari di più. Farò il possibile. Caro Govi, per far piacere a lei farò il possibile. Ma... un momento. Dica. Una cosa. Sì? Vorrei salutare una persona, quella sì. Prego. Che si occupa appunto di cani, sai? La scia Rina. Ecco, la signora. Anche per... Ciao Rina, arrivederci presto. Anzi, sai il cinema com'è? Io sono qui per quello, purtroppo. Dico vero, dovevo arrivare domani, arriverò dopodomani. No, dico, ma l'ha preso per telefono la televisione? No! No, so benissimo distinguere un telefono dalla televisione. Ma oggi io, che cos'è? È 1° novembre, tutti i santi sabato. Sabato, domani domenica? Certo. Vabbè, ma oggi che cos'è? Non so. È il giorno del risparmio. Io ho voluto risparmiare. Da buon genovese, si intende? No. Momento, perché qui tocchiamo un tasto... Da buon genovese. Oddio, ho sollevato una polemica. No, finché dice risparmio. Risparmio, io ho parlato di risparmio. È un risparmiatore, quindi sì, le do ragione. Ma solitamente quando si dice genovese, affare. No, questo no. Risparmiatore. Guardi, le maggiori industrie genovesi sono nate naturalmente a Genova, con quattrini genovesi. Potevano metterseli nel cassetto se fossero stati degli avari. Giusto. No. Poi vede, quando uno parla dell'avarizia genovese, io ho un mezzo per farlo subito smettere. Come fa? Dico, senta, io sono genovese. Lei no. Lei no. Sta bene. Qua ci sono 10.000 lire. Me ne dia 10.000 anche lei. E al primo che passa, al primo povero che passa, noi li regaliamo. Faccio così. E come si comporta l'interlocutore? L'ultima volta ha detto, ma io scherzavo. E se trova una che non scherza e gliele dà le 10.000 lire? Allora direi, guardi, che ho scherzato anch'io. Grazie. Quando avete smesso, sì, smessa, di sì, lavorare in teatro, sì, che anno fu? Del 60, 1960. 60 è l'ultima stagione. È l'ultima stagione, l'abbiamo fatta. Che cosa aveva, con cosa? Abbiamo terminato proprio col Porto di casa mia, di Enrico Bassano. Sì. La televisione così ne dà notizie. Un altro esponente del nostro teatro dialettale, Gilberto Govi, che questa volta sta però recitando una commedia in lingua nella quale ha avuto grandissimo successo all'Odeon di Milano. L'eccezionale successo di Govi è anzi strettamente legato al testo di Enrico Bassano, si intitola Il porto di casa mia, che lo ha riscattato dall'isolamento del vecchio repertorio ligure per fargli vivere una vicenda contemporanea in una Genova milionaria in cui troppi giovani cercano di far soldi troppo facilmente e lui, ex pilota del porto, si mette a navigare tra le acque infide di imbrogli e contrabbandi per far tornare la testa a posto almeno ai suoi familiari. La stagione di addio. E beh, sì, c'è così un'area un po' emblematica. È no? Vero, il porto, sì, di, il porto casa di casa mia è come appunto chiudere un lungo viaggio. Bello, bravo, bravo Manciotti, molto bene. E tornare a casa, ecco, e ritirarsi così. Così come è molto, termine, molto termine, carino, esatto, quello che lei dice. Sì, Govi aveva 35 anni ed eravamo stanchi tutti e due. Sa, in conclusione, insomma, Gilberto, ogni sera Govi dava un esame, certo, perché il pubblico andava
per sentire Govi. Signora, e Govi era sempre, ogni sera era un esame che doveva dare per accontentare il suo pubblico. È l'unico personaggio, l'attore, che tutti quanti sanno che è bravo, ma ogni sera deve dimostrare di essere questo. Bisogna fare col teatro come con le belle donne, lasciarle prima che siano loro a staccarsi da noi. Non vorrei proprio che il teatro, o ancor peggio il pubblico, finisse per stancarsi di me. Govi tira i remi in barca, chiude bottega. Desidera solo riposare, ma non lo lasciano tranquillo. Nel 1961 si fa convincere a partecipare al film Lui, lei e il nonno, il quarto ed ultimo. Regia di Anton Giulio Maiano, soggetto di Guglielmo Giannini. Meglio ricordare Govi nelle sue interpretazioni teatrali e televisive. E andò avanti, dritti, a propria strada. Lasciare al tempo l'incarico di mettere a posto le cose. Quello che è sano resta. Quelle interpretazioni che sono la base del mito Govi, che hanno fatto dire di lui a personaggi illustri come Rosso di San Secondo, Giorgio Prosperi, Marco Ramperti e Lucio Ridenti. Govi costituisce un fatto eccezionale e irripetibile. Gilberto Govi, nessuno prima, nessuno dopo. Un mimo dai mille volti, una maschera alla quale si possono prestare i lunghi versi aristofaneschi. Un uomo diventato monumento aneddotico di se stesso. Sono proporzioni fuori misura che si contano nei secoli. Esagerazioni? Forse. Ma critici a parte, bastano le testimonianze delle persone semplici che lo hanno adorato. Ecco una testimonianza oculare di Enrico Bassano, commediografo. Eravamo arroccati in un paese d'Abruzzo, a Barrea, sulla via da Pescasseroli a Castel di Sangro, su in alto, al margine del Parco Nazionale. Un mucchietto di case, un castello, una manciata di cara gente semplice, schietta, generosa. Un solo locale con televisione. Una sera d'agosto, in programma c'era Govi. Trovammo la saletta del bar stipata fino all'inverosimile. Accanto a noi, in pizzo, tra la nostra sedia e una panca, venne a sistemarsi proprio a viva forza un pastore. Se non l'avessimo riconosciuto tale dalle cioce, dalle brache di velluto consunte, dalla giacca rattoppata, dal cappellaccio che si cavò di testa, lo avremmo ben facilmente individuato dal fetore, come se ci fossimo trovati al centro di un branco di pecore e al chiuso. Con gli occhi cisposi, spalancati, la bocca sdentata semiaperta, le mani terrose serrate sulle ginocchia, l'uomo non fece più un gesto, né un movimento. Era impietrito, rideva sodo, rideva come uno che non ha mai riso, e pensammo che forse era quella la prima volta che la creatura rideva. Non seguimmo più Govi sul televisore. Di sottecchi, a schiancio, non guardammo più altro che lui, il pastore che aveva scoperto qualcosa e che di un'altra creatura umana si era fatto amico attraverso il cielo, i monti, il mare. Gli chiedemmo in un intervallo: «Ma che cosa hai capito?» E lui, giustamente risentito, ma pronto e sicuro: «Tutto!» Disse proprio così, tutto. Aveva capito tutto di un personaggio, di un fatto, di una lingua forse mai udita. E noi l'avremmo abbracciato, se non fosse stato per il fetore. Poesia scritta da una bimba dopo aver assistito alla trasmissione televisiva dei Manesi nel decennale della morte. A Govi. Bastava che entrasse in scena col suo passo un po' incerto per strappare gli applausi. Forse poteva sembrare strano, coi bottoni staccati e i pantaloni un po' larghi. Ascoltarlo faceva scordare per un momento le tristezze di ogni giorno e faceva sorridere chi si rispecchiava in lui. Anche se ci ha lasciato, è rimasto per sempre il suo meraviglioso cuore genovese. La prossima puntata sarà anche l'ultima. Comprenderà gli anni che vanno dal 1960 al 1967. Riproporremo, ancora nuovissima e mai più riproposta da 20 anni a questa parte, Gildo Peragallo, ingegnere di Valentinetti. E affronteremo, naturalmente, il dopo Govi. Zena li cumale, alle zena de pre, zena senza memoria, le zena de portoia, casana de buon senso, zena de San Vicenzo, pampano pe figge alle zena d'uma. Zena de schegedena, le zena da madena,
dell'offeggio de cosena, de San Teodoro, zena tutti se stesena, a scendere, zena brugiata a me, zena do grigio ben, zena ma se che penso, le zena de San Wenzu. Venastrie de Parmesena de San Matteo, Zena veggia Mainea, Zena de Sant'Andrea, Zena devo partire, Zena de San Scin, Zena da Barcunetto, de Schiaia e Campetto, Zena de sempre quelli, de Susei e Mangeli. Zena da Feavagna, Zena de Santa Gà, scoperta Parmo a Parmo, Zena, Zena do Carmo, Cangè non me ne accorso, de Vigne de San Zorzo, de Crosette de Monzena, de San Simon, Zena del tempo antico, de Violetta e de Spigu, de Pisaggio di Ste, Zena de casa me, Zena de tutti quanti, Zena di quattro canti, Zena di frisciule, de rampe, de schine, Zena de griffe e pluge, de no campo e da fuge, de magun e allegria, Zena de sotturia. Sbragge certes di Govi e di Manessi.